La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Meno due amici, meno due alla fine del campionato, in un campionato particolare, sofferto per una parte, soggetto ancora alle grinfie della pandemia, poi le riaperture e con un gran finale condito da questo calendario non simmetrico. Mancava solo questo per andare a complicare le cose delle varie squadre. In mezzo recuperi di vario tipo. Intanto c'è lo Spezia alla Dacia Arena per l'ultima di campionato, partita che ha significato, ha qualche significato per lo Spezia che è quasi virtualmente salvo, ha significato per l'Udinese perché è dichiarato ed è assolutamente recepito anche dalla squadra l'obiettivo di fare più punti possibile e poi vedere, magari decimo posto, magari parte sinistra della classifica, magari 50 punti, vedremo, però... Caro Guido Gomirato, pare per l'Udinese un finale di stagione diverso dagli altri, cioè l'Udinese c'è. Finalmente, perché negli ultimi anni l'Udinese arrivava col fiato corto, arrivava nel finale che si faceva superare da formazioni alla portata. Io ricordo su tutte nel 2016-2017, quando mancavano poche, 3-4 giornate alla fine, l'Udinese era allenata da Del Neri, aveva 45 punti. Più punti di adesso la squadra, è rimasto a 45 punti. E allora non si può sciupare un'intera stagione nelle ultime gare, perché sono quelle che rimangono in mente. E io ho parlato con Turci, che è il nostro opinionista, e lui ha detto, io mi auguro che la mentalità sia quella estera, quando le squadre, conoscendo poi anche Cioffi, le squadre danno tutto, come succede in Premier, per esempio. Lui ha detto non ha dubbi che Cioffi caricherà a dovere la squadra, che Cioffi riuscirà a estrarre il massimo rendimento fisico, atletico, mentale, tecnico da parte dei suoi. Però l'inconscio è a livello inconscio, la demotivazione è dietro l'angolo. È dietro l'angolo. Però l'Udinese, questo... è garantito, l'Udinese ha voglia ancora di stupire, ha voglia ancora di fare punti, ha voglia di arrivare a quel fatidico traguardo dei 50 punti. Non può rovinare una splendida stagione, soprattutto nel ritorno. Aggiungerò che la stagione dei rimpianti, sì. Perché dov'è il Verona poteva starci l'Udinese, con un pizzico di fortuna l'Udinese potrebbe essere nei... pressi delle formazioni che oggi hanno 59 punti, Fiorentina, Roma, Atalanta potrebbe essere vicino. Condivido fino all'ultima perché parola. Nel girone di andata sono stati commessi molti, numerosi, incredibili errori. Condivido. Guido, chiudiamo il discorso. Nel recente passato, guida tecnica precedente, c'è, non so, per esempio, un Udinese Lecce in casa, che obiettivamente quello è in un certo senso il capostipite delle partite, insomma, che non dovevi sbagliare. E fra una settimana hai la Salernitana con tutti gli occhi puntati addosso. Sì, quindi devi fare in modo di fare prestazione. Quindi questo è il discorso, perché Udinese Lecce obiettivamente di qualche tempo fa non è stata senz'altro una delle recite più gloriose della lunga storia bianconera. Intanto, noi a livello di precedenti non è che ne abbiamo tantissime, siamo dovuti andare a pescare anche a campi invertiti, proprio per assenza di precedenti. Intanto, andiamo a prendere quello che è successo nella gestione Gotti, italiano da una parte, Luca Gotti dall'altra, oibò. Lo Spezia viene a vincere a Udine meritatissimamente, doppietta di Galabinov, gol annullato a Ricci per una questione di centimetri, 3 punti per lo Spezia e applausi alla squadra ligure. Verde va dalla bandierina, palla buttata dentro, poi ancora Verde al volo, la palla rimane lì, Ricci da fuori area trova lo spazio giusto per l'1-0 dello Spezia. Attenzione però al silent check, il controllo al VAR e gol annullato. Verde sulla ribattuta del corner, era in fuorigioco, si torna quindi sullo 0-0. L'Udinese rimane ancora lì con Samir, che addomestica di petto, va a sfidare l'avversario, vuole il fondo, Zotto impreciso e Okaka da due passi
non riesce a buttare dentro l'1-0, alzando troppo il tiro. Sì, il traversone e Galabinov segue il pallone, lo incrocia e 1-0 Spezia. Questa volta è tutto regolare, non può nulla Musso sul colpo di testa di Galabinov. Okaka, la sponda per Lasagna al limite dell'area, va a centrare direttamente un suo compagno di squadra. Forestieri di tacco, libera Lasagna, a tu per tu con Rafael, viene ipnotizzato dal portiere ex Cagliari appena entrato al posto di Zut, e subito decisivo, super Rafael. Rafael vede tutto solo Galabinov che parte in posizione regolare poco prima del centrocampo. Galabinov arriva a tu per tu con Musso e lo batte sotto le gambe. 2-0, partita in ghiacciaia, match chiuso. Due volte Galabinov in una giornata storica per lo Spezia, che conquista i suoi primi 3 punti in Serie A della sua storia. Una giornata che rimarrà negli annali. E fischi all'Udinese, fischi meritati all'Udinese, fischi a Gotti perché anche lui ci ha messo del suo. Ha mandato allo sbaraglio Palumbo. Sì, mi ricordo. Palumbo doveva ancora formarsi, era un giovane, è un giovane promettente per l'amor di Dio, però non aveva allora il passo per giocare in Serie A, tant'è che, e poi dopo al minuto 55 mi sembra lo cambia e da allora non l'ha più messo dentro. Non fa testo che in una gara finale gli ha dato un minuto, quello non fa testo. Così si brucia un giocatore. Con i giovani bisogna avere pazienza e aver lasciato fuori Forestieri quella partita, poteva benissimo, perché Forestieri nulla di trascendentale, vabbè, come era abituato come alla Serie A, esperienza, esatto, aveva un altro fisico rispetto a Palumbo, esatto. E lì lo Spezia ha avuto via libera per quel successo 2-0 strameritato. Strameritato, è vero. Cambia la storia nel 2021, ne abbiamo due di partite, febbraio e settembre. A febbraio, sempre Gotti e sempre italiano sulla panchina, si va a giocare in Liguria, si va a giocare al Picco e vince l'Udinese 1-0. C'è il rigore su Gerard De Olofeu, lo realizza Rodrigo De Paul, che da lì a poco sarebbe stato espulso per una somma di ammonizioni in poco tempo. Stessa sorte toccata a Saponara, quindi si finisce 10-10, ma come lo Spezia aveva meritato di vincere alla Dacia Arena, in questo caso è l'Udinese che merita di vincere al Picco. Avanza Bastoni, fatto fuori De Paul, ancora il numero 20, palla sul sinistro, pescato in aria, Giasi! E Musso dice di no al vantaggio dello Spezia, prima grande occasione della partita. Occhio a Becao che salta altissimo, e altissimo è anche il suo colpo di testa. Attenzione a Pereira, lancia De Olofeu, campo aperto, e l'intervento miracoloso da parte di Erlich che vale come un gol. Pesca benissimo De Olofeu, spazio per lo spagnolo, area di rigore, palla sul destro, Provedel si resta lì, attenzione a Erlich, ancora De Olofeu, non trova la porta. Parte De Paul, il destro, e l'Udinese in vantaggio. Quinto gol in campionato per l'argentino, classe 94, spiazzato Provedel, per De Paul il 29esimo in A. Contro a Campura che gli soffia il pallone, attenzione che va giù, De Paul è già ammonito e si becca il secondo giallo in 4 minuti, che ingenuità per il capitano dell'Udinese che lascia i suoi in 10. Sguscia via in mezzo a 3, palla per Maggiore, area di rigore, il destro, non ci arriva Giasi, occasione per lo Spezia. Scambia con Saponara, poi commette fallo, anche lui era già ammonito e anche lui va sotto la doccia con largo anticipo. Finisce qui vittoria pesante per l'Udinese che torna al successo dopo 9 partite. Per lo Spezia un passo indietro invece. Con quella giocata capolavoro di De Olofeu che con il dribbling si è fatto stendere sulla destra. Sterzata. Ecco, lì è stato un segnale della forza, della classe, dell'intuizione, di quello che vale De Olofeu. Lo scorso anno il catalano era condizionato dai postumi del grave infortunio al ginocchio, è stato anche operato, è stato lungo fermo, non era completamente guarito, tant'è che a febbraio, se non sbaglio, poche settimane dopo la gara con lo Spezia, è stato sottoposto a meniscectomia e ha finito anticipatamente la stagione. Qualcuno diceva, ma fa apposta, finge, ma come fa a fingere un giocatore di star male e non giocare, si butta la zappa tra i piedi. Sono cose da bar queste. Quest'anno che sta bene
è il leader, è il trascinatore della squadra, è l'uomo in più dell'Udinese. È l'uomo in più dell'Udinese. Cosa devi dire? Averne avuti di atleti così. Assolutamente. Arrivato dal Watford, questo è stato un regalo. Hai visto che della famiglia Pozzo. Ha cambiato anche numero, no? Da 9 a 10. Perché l'Udinese mai avrebbe potuto acquistare Deulofeu se Deulofeu fosse stato in forza di un altro club. No, assolutamente no, assolutissimamente no. Il resto è storia recente, la partita dell'andata non è simmetrica, vi dicevo, per l'ultima diabolica intuizione da parte di qualche vertice simpatico. Ecco, quindi si gioca con calendario non simmetrico, la penultima ti capita lo Spezia. Hai vinto là con gol di Samardžić, molto bello, davvero molto bello, come spesso capita in termini qualitativi al giocatore su cui si puntano moltissime speranze. Una partita molto meno facile di quella che dice il risultato, perché pochi secondi, pochi minuti prima del gol di Samardžić c'è un salvataggio clamoroso da parte dell'Udinese con Bram Neuting. Comunque 1-0 per l'Udinese. Occhio, il pallone ancora giocato dallo Spezia, che cerca e va vicino al gol del vantaggio con questa conclusione. Alberto Pereira intercetta il pallone e parte palla al piede, ne salta un paio, poi Pussetto, zona tiro, Pussetto! Vola Zut e mette il pallone in calcio d'angolo. Eccola la chance migliore del primo tempo. Ancora Spezia, ancora con Verde, pensa ancora al tiro, poi va da Giasi, dentro per Maggiore, Verde! Sul fondo, clamorosa chance. Qui ancora il pallone giocato dall'Udinese, attenzione allo slalom gigante, la conclusione alla rete, il vantaggio dell'Udinese, 1-0 in favore dei ragazzi di Gotti, che possono esultare per il gol del vantaggio che arriva grazie a uno dei neoentrati, Samardžić. L'Udinese porta via 3 punti pesantissimi dalla Spezia e vince 1-0. Grandissimo gol di Samardžić, un gol alla, io dico alla Messi, per la rapidità con cui ha concluso dopo essersi liberato e poi la precisione col piede non suo destro, imprendibile per il portiere, rapidità di movimento. È questo lì, è un predestinato. È lì che si vede il vero calciatore. Questo è un talento fuggidissimo. E delle tre partite, l'ultima è stata quella più equilibrata. Molto equilibrata. Poteva scapparsi anche il pareggio, chi ha vinto ovviamente non ha rubato nulla. Potevano segnare loro prima, hai segnato tu, è vero, molto equilibrato. Chi segna ha sempre ragione. Esatto. Però c'è stato un match estremamente equilibrato. Come sarà il prossimo? Quello che sarà decisivo, io credo, o quasi decisivo. Secondo me vince l'Udinese, Guido. Vuol che ti dica quello che penso, vince l'Udinese. Sì, perché lo Spezia si trova lì a 33 punti per grazia ricevuta, perché ha vinto una partita che non avrebbe dovuto vincere. Due, Guido. Una a Milano contro i rossoneri e una a Napoli. Non ha mai tirato in porta, ha vinto 1-0. Sono quei colpi di fortuna che alla fine pesano, determinano una stagione. Finora in positivo, perché di punti ne ha 33, è abbastanza al sicuro rispetto alle altre formazioni, però attenzione, deve affrontare l'Udinese, che non è in vena di regali, l'abbiamo già detto, e il Napoli, che credo non sarà in vena di regali, per cui potrebbe rimanere ferma a 33, e chissà cosa fa il Genoa, chissà cosa fa la Salernitana e chissà cosa farà il Cagliari. Sì, però nel caso di arrivo a pari punti con il Genoa, lo Spezia lo scontro diretto a favore, secondo me l'unica di cui deve temere lo Spezia è la Salernitana, che affronta a sua volta l'Udinese. È chiaro che se lo Spezia vince, pareggia Udine, è salvo. Solo col pareggio, però da 4 partite giù, perde, vanno giù le ultime 3, è in calo, in evidente calo, e non basta la spinta dell'allenatore, Guido, o la carica. È la prossima, l'anno prossimo tocca allo Spezia, mi pare assolutamente evidente, perché quest'anno veramente si è giocato tutti gli stelloni possibili e immaginabili. Ma io sai, all'inizio avevo detto che andavano giù il Venezia, anzi la prima candidata, avevo citato lo Spezia e avevo citato poi l'Empoli. L'Empoli mi ha smentito. Però rispetto allo Spezia, alla faccia del campionato che ha fatto l'Empoli, come dicevi giustamente tu prima, tra Napoli e Milan ha tirato una volta in porta e ha fatto 6 punti. E con il famoso gol annullato al Milan. Che l'Empoli a livello di qualità è di una spanna superiore allo Spezia. Organizzazione. Io l'ho vista anche contro l'Udinese, non nella
quando dall'Udinese è stata travolta alla Dasa Arena, ma l'andata, d'accordo, ci ha messo del suo Gotti, ultimo suo atto in bianconero, però lì ho visto però una squadra, no, ma certo, che giocava a memoria, gioca pallone, scherzi, assolutamente vero. Poi Diego Motta doveva essere esonerato, non è stato esonerato perché doveva restare ancora tot di partite, altrimenti c'era una penale, e da lì in poi è partita la favola dello Spezia. Veramente una concatenazione di eventi fortunati che spesso e volentieri nel calcio, che è la ruota, come la ruota della vita, vai a pagare nelle stagioni successive. Cosa dicono gli sparuti precedenti, Guido? Sono con lo Spezia, il primo incontro l'ha vinto lo Spezia 2-0, Galabinov. Ecco, appunto. Poi Spezia Udinese 0-1, De Paul, che poi è stato espulso. Una delle stupidaggini di De Paul quando era Udine, perché si è fatto espellere in altre circostanze. E poi quest'anno ancora 0-1 a favore dell'Udinese, perché si è giocato in trasferta a Samaritans. Ci abbiamo 2-1. Non esce mai pareggio. I gol li ho già detto. Certo. Non esce mai pareggio, quindi segno 1, segno 2. C'è più interessante c'è invece anche la Coppa Italia, no, Guido? Che, sì, non abbiamo detto, che sono passati loro, sì, sul nostro terreno. Diciamo che ci sono alcuni incontri a partire dal dopoguerra a livello di Serie B. Perché lo Spezia nella cadetteria ha lasciato il segno, sì. Adesso potrebbe lasciarlo anche in Serie A. Sai, quando dico lasciare il segno intendo la permanenza, perché tutti confondono, non ha vinto niente l'Udinese, l'Udinese mi viene fuori, l'Udinese non vince niente, rimanere in Serie A per 28 anni, è la storia, perché della il prossimo serie sarà 28 anni, vale lo scudetto, è la storia quando della vince serie lo scudetto, è l'Inter, certo, il Milan, certo, o la Juventus, scherzando. 28 anni seguono in Serie A, sono, e si dice non ha vinto niente. Guido. Ma però, Guido, ascolta, sono anche considerazioni che sappiamo da dove vengono, dove sono partorite, in che humus proliferano, lasciamo stare. Invece i doppi ex magari non saranno tantissimi, ma sono importanti e sono quasi tutti allenatori, incredibile. Sì, diciamo che il primo doppio ex è stato Nedo Sonetti. Nedo Sonetti è perché se può allena ancora. Certo. È specialista nelle promozioni dalla C alla B e dalla B alla il capolavoro fatto con l'Atalanta, con lo Spezia, perché l'ha portato lo Spezia nel 76-77, l'ha portato in Serie B, poi l'anno dopo in Serie B è arrivato sesto, poi è stato esonerato due anni dopo. E nell'Udinese è stato protagonista della promozione dall'88-89, è arrivato terzo e l'Udinese è tornata in Serie A. È sempre in tema di allenatori, Mandorlini Andrea ha fatto molto bene, lì molto è stato bene. Il trampolino di lancio verso mete più ambite. È vero. Ventura Giampiero non ha fatto bene. Poi a proposito di allenatore, cito Spalletti, giocatore. Mediano dello Spezia. Con i capelli lunghi dello Spezia, poi diventerà allenatore pochi anni dopo. Vero. E poi Stroppa e Pasquale Marino. Ce ne sono. E poi ci sono anche dei portieri, il primo in ordine partendo da lontano, Franco Dinelli, che era di Pola, che giocò nello Spezia 59-60, poi per due anni venne a Udine con alterna fortuna, aveva gran fisico e venne i tifosi perché prendeva gol da lontano, ma la stessa cosa mi sembra che fu detta per De Santis, dicevano che era miope. Ma non era miope, forse non era un fenomeno. Sì. Però si dice sempre così, non vede. Ancora, lo dicevano addirittura a un certo punto, ma sul nascere, si è chiusa sul nascere con la polemica, con le accuse, di Zoff che non vedeva perché nel 78 ai mondiali aveva beccato un gol dall'aeroporto dove era in Olanda. In Argentina contro Buenos Aires. Perché l'Olanda gli ha fatto un tiro da 25 metri, che lui si è fatto sorprendere. La stampa nazionale che gli vuole bene, dopo lo ha sempre difeso, in realtà. Quel gol lì è obiettivamente. Vabbè. Guido, senti. Dimentichiamo poi l'ex attuale più importante allenatore. L'ex attuale più importante, Cioffi. Gabriele Cioffi, volevo arrivare. Che giocava nel
nello Spezia era un difensore centrale, lento, però in campo dava l'anima e si vede il suo temperamento alla guida dei bianconeri, perché non sta mai fermo, perché carica la squadra, perché vuole sempre il 110% dai propri giocatori. I risultati ci sono, si toccano, ci sono, si vedono, sono lì, non possiamo dire male. Non abbiamo la controprova di cosa avremmo avuto tecnico fiorentino con Cioffi all'inizio dell'anno, però se guardi la media punti qualche risposta hai. È sempre il tecnico, e vorrei anche ricordare lo sfortunato Loris Dominicini, che è deceduto lo scorso, quasi un anno fa, 8 mesi fa, per il Covid, che ha allenato nel 2004-2005, poi passerà all'Udinese, lo Spezia. Lo Spezia, diciamo, può anche di Stefano Caca, anche in questo caso, parentesi significative, ma non troppo. Guido, io il pronostico l'ho fatto, tu ti accodi? Sì, mi accodo perché lo Spezia è in evidente difficoltà. Quando si parlava di pronostico passato, di Udinese-Salernitana, la gara del recupero del 20 aprile, ho detto, calma, l'Udinese è favorita, però la Salernitana non mi sembra disposta a concedere l'altra guancia, perché sta migliorando e in effetti ha vinto ancora dopo, e adesso sarà, e adesso è merita dei complimenti, perché è praticamente salva. Sì, assolutamente vero, assolutamente. Miracolo Nicola. Miracolo Nicola, specialista in queste cose, Davide Nicola. Ci fermiamo, ci ritroviamo per l'ultima parentesi del campionato, appunto Salerno contro la Salernitana. Ciao Guido, ciao, e grazie a e tutti ciao voi. Ciao ai telespettatori. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.